Leggiamo questa mattina insieme da Genesi, capitolo 22, versetto 5, e dice: Io, e in questo caso è Abramo che parla, e il ragazzo andremo fin là e adoreremo. E ancora Ebrei, capitolo 11, versetto 21. Per fede, Giacobbe, morente, adorò appoggiandosi in cima al suo bastone. Degli adoratori. Abramo, padre dei credenti, non dubitò delle promesse di Dio. Così, quando giunse all'età di 100 anni, Sara gli diede un figlio. 20 anni più tardi, Dio prova la sua fede ridomandandogli quel figlio sul quale riposavano tutte le promesse riguardo alla sua discendenza. Abramo ubbidisce, lascia i suoi servitori e prima di salire a Moria, la montagna del sacrificio, dice loro: Rimanete qui, io e il ragazzo andremo fin là e adoreremo. È in questa situazione di rinuncia completa, di ubbidienza, di fiducia senza limiti nel loro Dio che Abramo e suo figlio adorano. Giacobbe termina la sua vita. Quanti passi falsi hanno segnato il suo cammino, ma anche quanta bontà da parte del suo Dio. Il suo bilancio è piuttosto negativo. I miei anni sono stati pochi e travagliati, oppure malvagi, è scritto in Genesi capitolo 47 versetto 9. Eppure un giorno aveva detto a Dio: Io sono troppo piccolo per essere degno di tutta la benevolenza che hai usata e di tutta la fedeltà che hai dimostrata al tuo servo. Genesi capitolo 32 versetto 10. Poi, dopo aver domandato la benedizione di Dio sui suoi nipoti, Giacobbe lo adora, appoggiato in cima al suo bastone. Che bella la fine della sua vita, come una serata serena dopo un giorno di tempesta. Nel nostro culto domenicale a Dio, che cosa c'è di più elevato del ricordo del sacrificio di Cristo che si offre a Dio sulla croce? Noi adoriamo contemplando l'amore del Padre e del Figlio, che ha compiuto l'opera della nostra salvezza. È scritto in Giovanni, capitolo 4, 23, i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché il Padre cerca tali adoratori. Che il Signore ci benedica. Signore.